Mia family, bonsoir, ciao ragazzi, oggi nuovo mukbang, anche se volevo in realtà fare un video ASMR, perché ho comprato, faccio vedere, anche il honeycomb, che non ho idea di come si dice in italiano, poi alla fine mi è venuta fame ed ho ordinato la pasta ai frutti di mare. Volevo la pasta con gli scampi alla bussola, solo che il ristorante mio preferito dove ho ordinato l'ultima volta l'ultimo mukbang era chiuso, inspiegabilmente, oggi non era giorno di chiusura, sono ancora arrabbiata, e però ho preso la pasta ai frutti di mare, che mi piace molto, e poi ho preso i, anzi ve la faccio vedere, tanto non è mai a fuoco quando faccio il close up, quindi cioè, ci posso provare. Ma forse adesso è a fuoco, eccola qua, spaghetti e frutti di mare per voi, sono ancora caldi, non ho, oh, super fame. E poi, ragazzi, non potete immaginare, oggi ho mangiato una pizzetta così piccolina a pranzo e basta. E poi ho preso i calamari fritti, c'è anche il limone, anche questi ve li faccio vedere bene da vicino. Chissà se saranno a fuoco, forse sì, forse oggi è la giornata in cui Nicole dopo 10 anni riesce ad usare la videocamera. E poi ho preso 2 porzioni di patate lesse, 2 porzioni di patate lesse, che lo ripeto 2 volte, non so perché 2, perché di solito 1 è troppo piccola per me evidentemente, e quelle qua probabilmente non saranno a fuoco, insomma non possiamo avere tutto dalla vita. E poi mi hanno mandato anche questo, che appunto è il pane. Io però se mangio pasta non mangio mai pane, perché cioè è la stessa cosa, pasta, pane, carboidrati, boh, non lo so, non mi va mai di mangiare pane, quindi lo metterò da parte e lo mangerò un altro giorno, lo mangerà Eric, buon differente. Io direi di iniziare. Allora, ho già messo un po' di sale, ma aggiungiamo ancora un po' perché a me il sale manca sempre e su tutto. Questo piatto è molto invitante, quindi direi di non perdere tempo, ragazzi. Ah no, ah no! Ovviamente, prima di iniziare a mangiare, sorso della mia mitica e immancabile Coca Zero. No, non è sponsorizzato questo video, sono io che sono dipendente della Coca-Cola Zero. Ah. Faccio seriamente, nel mio bicchiere Benefit, faccio seriamente fatica, spero di essere a fuoco io, faccio seriamente fatica ad aspettare a fine giornata per bere la Coca Zero. Lo sapete, bevo solo acqua tutto il giorno, ma alla fine della giornata sono lì tipo, ho bisogno della mia Coca Zero. Ok, buon appetito. Direi di fare subito la thumbnail, ragazzi. Questo momento del mio mukbang che vi piace sempre così tanto, facciamolo. Anche oggi, tra l'altro, pasta, anche oggi spaghetti. Forse non dovrei farli così simili in mukbang, però avevo voglia, cioè io ho le voglie, lo sapete, no, non sono incinta, è che ho le voglie da sempre praticamente. Ok, facciamo. Mi vedo nel monitor e penso, che cretina. Probabilmente quello che starete pensando tutti voi in questo momento. Ok, potremmo fare di meglio in realtà, ma... Ok, direi che può andare perché ho troppa fame, se va va, se non va chi se ne frega. Buon appetito. Ah, qui tra l'altro c'è anche Gabo Denver, che non si fa vedere oggi, ma sta sdraiato sulla sedia, non lo vedete, forse tra un po' si alza. Molti di voi adorano quando faccio questi versi, molti di voi odiano quando faccio questi versi, quindi ragazzi, mi dispiace, almeno uno dei due li accontento, vi accontento oggi. L'unica cosa che non mi piace, del mare mangio tutto, l'unica cosa che non mi piace sono i tentacoli, tipo i tentacoli dei calamari, i tentacoli dei polipi, eccetera, quindi quelli li lascerò a parte. C'è sempre qualcosa che scarto nei miei video, lo so ragazzi, io mangio così da sempre, non ci posso fare niente, manca un po' di sale.
Allora, ragazzi, allora, uno, a parte che vi devo ringraziare per la pazienza che avete avuto, perché scorsa settimana ho saltato due video, uno se non sbaglio mercoledì e uno venerdì, e mi avete scritto tutti: Nico, non ti preoccupare, prenditi queste due giornate, insomma, tranquilla. Quindi grazie, 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 perché siete veramente, siete i follower migliori del mondo, perché siete comprensivi, mi volete bene, quindi ci tenete a me, anche se questo significa magari che salto qualche video. Quindi sono molto orgogliosa di voi, vi ringrazio. È stato molto bello alle terme, in realtà, devo dire la verità. Entrati, appunto, vi dicevo, siamo stati alle terme di Olimia in Slovenia, ed è molto vicino al confine croato, però dall'altra parte della Slovenia, se avete presente, quindi diciamo 2 ore e 35 da Trieste. Troppa fame. Gamberetto. Molto belle le terme, però c'era una parte che era strapiena di gente, non c'era posto sotto all'ombrellone, non c'era elettricità, e quindi momentaneamente non potevamo neanche bere acqua, cioè neanche prendere una bottiglietta d'acqua, per dire niente. Quindi inizialmente è stato un po' così, poi siamo andati in un'altra zona delle terme ed era bellissimo, super relax, fantastico. Per la prima volta, ragazzi, ho bevuto cocktail direttamente dalla piscina. Non mi era mai successo di vedere il bar in piscina, è stato fighissimo. Questo ristorante però con le porzioni un po' esagera, perché non riuscirò mai a finire tutta questa pasta e tutti questi calamari, impossibile. Poi io, furbissima, prendo due porzioni di patate, naturalmente. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, ragazzi, vi devo assolutamente, scusatevi, devo prendere un tovagliolo. Oh mio Dio, ragazzi, vi devo assolutamente, sperando di non rovinare tutto il trucco, vi devo assolutamente raccontare del sogno pazzesco che io ho fatto stanotte, vi giuro. Allora, ero con una mia amica ed eravamo in una specie di... era un appartamento, e dall'altra parte della finestra c'era un'altra strada con tutta un'altra serie di appartamenti. Non un posto che riconosco, in realtà non, cioè, non ci sono mai stata, non lo riconosco, me lo sono inventata nel sogno. E c'era, avete presente Slenderman? È una specie di demone, non si è ben capito, altissimo, molto magro e senza una faccia. Ragazzi, io vedevo nella parte opposta a me, a noi, della via, c'era questo Slenderman altissimo che si muoveva piano piano e guardava. Essendo alto, era perfettamente all'altezza delle finestre ed era buio, quindi tutti dormivano, e lui così guardava all'interno delle case, poi faceva un passo e guardava all'interno dell'altra casa, e così via per tutta la via. Era angosciante, ero terrorizzata. Però lui non ci vedeva perché era di schiena, ma io sapevo che una volta finita la via, lui poi si sarebbe girato e avrebbe guardato dentro tutte le case da questa parte, e tutte le luci erano spente, tutti dormivano tranne me, ovvero tranne noi, perché ero con Giulia. E mamma mia, non glielo nemmeno detto sto sogno. Se vede questo video, se vedi questo video, Giulia, questo c'eri tu. E praticamente ad un certo punto, poco prima che arrivi, ci nascondiamo dietro tipo una parete, così aspettiamo, aspettiamo, e poi non mi ricordo più cosa è successo. Mi ricordo solo che ero... un attimo, ok. È sempre super imbarazzante mangiare gli spaghetti. Comunque, ad un certo punto... questo cos'è? So solo che ad un certo punto mi ritrovo faccia a faccia con una specie di
Non lo so, era un fantasma, un demone, non lo so. E era proprio qua, cioè in faccia ce l'avevo. E mi ha detto una roba tipo andrai all'inferno, una cosa del genere. Oppure ti farò del male, non mi ricordo esattamente, cioè ti farò, non lo so, non mi ricordo. Mi ricordo però che io gli ho detto, tanto la mia anima è immortale, io sono una persona buona, quindi non ho paura di te. E poi non mi ricordo com'è andata. Ma questo, allora, ero veramente spaventata perché ce l'avevo in faccia, ok? Però Slenderman è stato peggio ancora. Cioè, super, super creepy. Solo a pensare a quella scena mi dava i brividi. Immaginatevi uno Slenderman gigantesco, senza faccia, malevolo, che si aggira per le strade di notte mentre tu dormi e ti guarda all'interno. Cioè, è terribile, ragazzi, terribile, veramente. È stato forse, a parte che io faccio sempre sogni assurdi, cioè io non faccio sogni normali, io ho sempre sogni che potrebbero benissimo essere un film. Io per lo scenario che per l'assurdità, che poi manco mi ricordo, cioè me li ricordo un giorno poi basta, ma sono sempre assolutamente assurdi. E questo mi è rimasto da stamattina. Sono le 11:15 di sera, ragazzi, e non riesco a dimenticarmelo. Cioè, quando un sogno mi rimane impresso così tanto per tutta la giornata, significa che era veramente brutto. Pensavo di non farcela, in realtà evidentemente ero molto affamata. No, tentacolo no. Io lo so che mi odiate quando faccio così, ma ragazzi, non lo faccio solo nel video, cioè, che probabilmente è ancora peggio. Non lo faccio per il video perché voglio che la gente mi commenti che fai. Il fatto è che non, cioè, molte cose quando, allora, tante cose a me non piacciono. Sono abituata proprio a scartarle nei piatti. Cosa che cerco di non fare nei ristoranti, o perlomeno di fare con, cioè, senza dare nell'occhio. Ma è più forte di me, cioè io non riuscirei mai a mangiare tipo questo tentacolo, ok? Cioè con le ventose, beh, non so come si facciano a mangiare i tentacoli. E poi non riuscirei mai a mangiare tipo questa scorza di pomodoro. Lo so che non è normale, lo so che è cibo e non fate quello che faccio io, che cosa volete che vi dica, però non riesco. Però ho preso i calamari fritti, sì, però i tentacoli non li mangio. Cioè, lo so, sono assurda. Mi rendo conto. Comunque, ho pensato, no, Nicole, non puoi fare un altro mukbang, qualsiasi nome sia. Non puoi, l'hai appena fatto. Il fatto è che avevo fame e avevo proprio voglia di mettermi davanti alla videocamera a chiacchierare con voi per il video del lunedì. Iniziamo la settimana così, il video del lunedì. Che cosa fate in questo lunedì? Mentre guardate il mio video, scrivetemi, sono curiosa, perché alcuni mi scrivono, oh io stiro e guardo i tuoi video, altri oh io mangio e guardo i tuoi mukbang, quindi voglio sapere in questo preciso istante che cosa state facendo, oppure che cosa stavate facendo prima di mettervi a guardare il video su YouTube, cioè siete a casa, che cosa fate, che cosa... Quando in generale anche guardate i video su YouTube, sono curiosa, ma in particolare cosa stavate facendo prima di guardare questo video? Comunque, in realtà, devo ordinare la torta e filmare un mukbang con la torta. Spero di riuscire a convincere Eric a partecipare, sarebbe carino, il suo primo mukbang sul mio canale sarebbe proprio con una torta per festeggiare i 700.000 iscritti. Non è carina come idea. Poi mi chiedete in tanti di fare un mukbang con lui. Vabbè. Com'è l'illuminazione in questo video? Sicuramente indecente. Ma ormai sarete abituati ai miei mukbang, sicuramente l'illuminazione non è il top. Beh, molto buono, devo dire. Andrei a selezionare proprio anche gli ultimi spaghetti.
In realtà, quando ho visto che non riuscivo a trovare la pasta con gli scampi alla bussola, stavo quasi per ordinare al McDonald's. Avevo già ordinato filetto fish, chicken McNuggets, McToast, ovviamente un filetto fish menu grande, McToast e poi il McFlurry con gli Smarties, doppi Smarties. Basta credo, o forse avevo aggiunto anche una ciambella. Un po' mi sono detta Nicole, no, se hai voglia di pasta prenditi sta pasta. E poi ho trovato quest'altro ristorante che aveva appunto la pasta con i frutti di mare, che tutto sommato era buona. Ok, adesso passerei al secondo. In realtà anche stavolta volevo le capesante gratinate, ma non c'erano sul menù, quindi ci accontenteremo di questi calamari fritti. Hanno un buonissimo profumo e sono caldi. Oh mio Dio, qua c'è un unico calamaro gigantesco che hanno tagliato male. Ah, no, ok, non so, forse l'avete visto. Ovviamente non prendo i tentacoli. Sto un po'... Il mio canale sta un po' diventando un canale di mukbang. Non so se avete notato, perché o faccio mukbang o se non faccio mukbang faccio sfide con il cibo. Quindi strana sta cosa. Più che altro, ragazzi, mi piace mangiare. E quando ho scoperto i video mukbang sono impazzita, perché mi sono detta cavolo, alla gente piace vedere la gente che mangia. E poi mi sono ritrovata per prima a guardare questi video per ore. Quando mangio, cioè, se io in questo momento non stessi filmando per voi questo mukbang, starei guardando un mukbang al cellulare. Questo è poco ma sicuro. Sì, lo so, non fate come me ragazzi. Questo video potrebbe essere un non fate come me ragazzi. Ma io se non metto un sacco di sale sulle cose, non riesco a mangiarle. Cioè, in particolare i contorni, tipo piselli, patate lesse, carote lesse, zucchine, se non ci metto un sacco di sale, per me non hanno sapore. Lo so. Ireni bla bla bla. I know. Il fatto è che mi piace. Comunque, stavo leggendo i commenti e cioè è da un po' di tempo che... Cioè, da quando praticamente carico le stories, che c'è quest'ondata di pervertiti che dalla home vede le mie stories, mi lasciano commenti di ogni tipo, in ogni lingua. Ne capisco la metà. Anche se molti sono in italiano, anche quelli non capisco. E sono più o meno sulle linee di... Oh, bella! Oppure, sei tutta di plastica. Oppure, beep, 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 beep. Mi ricordo un po' i vecchi tempi quando YouTube ti metteva nell'home page e tu ti beccavi tutti questi commenti tipo: ma che sto cretina che si trucca davanti a videocamera? Perché non era, beh, non era parte del mio seguito. Arrivavano sti tizi che si erano persi nei meandri di YouTube Beauty. Non l'avete manco visto, dato da me, mi sa. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Fatti vedere. Oh, sono qua. E guardo i calamari. No, dato da me, niente per te. A parte che non so se ti piacciono i calamari. Lo sapete che i gatti in natura non mangiano pesce, ma mangiano pollo. Ho sentito sta cosa, tipo che secondo una teoria, dagli... Poi non so se è vero o no. Secondo questa teoria, dare peli che vogliono, dargli peli, no, non mi dà fastidio, qua sicuro mi becco i commenti, no. Io tocco i gatti, poi mangio, non mi dà nessun tipo di fastidio anche se mangio i peli, molto probabilmente sarà così. C'è questa teoria che dice che i gatti, mentre in natura, cioè non so se è una teoria o è la verità in realtà, praticamente i gatti in natura cacciano tipo polli o animaletti del genere. Quindi il pesce non sarebbe proprio il loro alimento naturale.
E quindi tanti preferiscono non dare il pesce ai gatti, presumo per questo. I miei ho notato che mangiano il pollo più volentieri in ogni caso. Anche se dato di aver mangiato. Perché la videocamera si sta spostando? Gatta detta! Per un momento ho pensato, oh mio Dio, ci sono gli spiriti, no, poi gatta betta che si struscia sulla videocamera. Gatta betta! Ok, sto facendo il pane lì da sola. La situation gatti come va? Allora, sempre meglio, tra Max e Denver sono migliori amici, si lavano, dormono, giocano, mangiano, tutto insieme. Sono in simbiosi, vivono così, sono sempre insieme ed è bellissimo. Audrey continua ad essere la solita di sempre, cioè si muove al minimo, mangia più che può, ogni tanto vuole le coccole e le piace stare per i fatti suoi. Lei è molto vivi e lascia vivere, cioè se qualche gatto va lì e rompe le scatole, allora lei è una soffiata, tipo, ok. Per il resto però, insomma, vive tranquilla, basta che ci siano le crocchette, ecco, questa è la cosa importante. Gatta Betta purtroppo è un tasto dolente, nel senso che lei è diventata veramente, cioè, il capo della casa, praticamente questa casa è sua. E qualsiasi gatto faccia qualcosa che non le va bene, le prende. Però confermo che odia particolarmente il gatto Denver. Lo sapete, lui la chiama la gatta cattiva e lei lo chiama quel brutto gatto bianco, obeso o grasso, a seconda. E io le dico, Betta, non è che tu sia proprio questo figurino, però così è. No, seriamente lo detesta Denver, non so perché. Forse perché i primi giorni quando è arrivata qui con Max, Denver li terrorizzava. E lei si sta ancora tipo vendicando, evidentemente. Ma questa vendetta sta durando mesi, perché da quant'è che sono qui? Oddio, non è che mi ricordo. Forse mangerò anche queste altre porzioni di patate lesse. Comunque, volevo prendere le fritte, poi mi sono detta no, Nicole, no. E sono contenta che apprezziate anche quando mangio roba che non è proprio fast food. Però mi piace ordinare, ragazzi. Le so fare anch'io le patate lesse, le faccio spesso, ma quando sono da sola a casa e faccio i mukbang, mi piace ordinare in generale, in realtà, perché insomma so fare proprio il minimo basic basilare in cucina, io lo sapete bene. Comunque sono molto contenta che il giveaway della Fairy Tale stia andando così bene, vi è piaciuto un sacco, e visto che è andato così bene voglio assolutamente iniziare a farne di più anche su YouTube. Quindi da oggi in poi, non ve lo metterò nel titolo comunque, quindi da oggi in poi ogni tanto in qualche video vi betterete dei giveaway pazzeschi, ragazzi, perché di solito le cosine che regalo, se si tratta di make up eccetera, il valore è sempre sui 500, 1000, 1500 euro. Quindi sapete che si tratta di giveaway molto sostanziosi, molto ricchi, e ve li metterò anche su YouTube. Prossimamente vi metterò un mega pacco make up e beauty gigantesco. Gigantesco, non mi anticipo altro, però sarà nascosto in uno dei prossimi video, quindi non lo specificherò, e sarà a sorpresa per chi guarda comunque i miei video, sia che siano giveaway o che non lo siano. Cioè, non ci posso fare niente. Comunque, non so se menzionarla questa cosa o no. A volte, comunque, vabbè che in linea generale non mi interessa neanche menzionare queste cose, ma ultimamente quando c'è qualche evento, youtuber, eccetera, mi chiedete, Nicole, perché tu non ci sei? Nicole, perché tu non ci sei? Nicole, dove sei? Ho visto anche su questi canali, cioè nei vari post dei brand, a volte c'è scritto perché non ci sono io. Allora, a volte ci sono incompatibilità, nel senso che magari avendo altri impegni non posso andare a questi eventi. Altre volte rifiuto perché per tutta una serie di motivi
che non sto qua a specificare, ma può essere che se magari in un evento non ci sono è perché ho deciso di non andare per X motivi, che possono essere la location, appunto, boh, ovvio, le giornate se ho già altri impegni, che possono essere l'organizzazione dell'evento e a volte anche le persone presenti. Ho detto molto sinceramente parlando con voi. Ovviamente, come sempre, non andrò nello specifico, ma in linea generale questa cosa è da anni che me la chiedete. Ma perché tu non ci stai quell'evento? O non mi chiamano, che può anche succedere, ma per la stragrande maggioranza delle volte magari non vado. Comunque, io non ce la faccio più, ho mangiato tantissimo, quella pasta era gigantesca. Mangerò ancora un po' di queste patate e poi basta, veramente, cioè, ce la posso fare. Oh, comunque, mi chiedete in tantissimi dove ho preso questo body. Ok, bottoncini, tutto tu, i bottoncini. Molto carino, anche se i body in generale, ragazze, ragazzi, chiudete sto video, ma ragazze, sono un po' scomodi, no? Cioè, no, solo io? Mi dà un po' fastidio, non so. Che discorsi faccio? Vabbè, sono discorsi di moda, ragazzi, cioè, io lo so. Da una parte sono belli, dall'altra sono scomodi. Solo c'è, solo alcuni, non tutti, però, boh, non so. Comunque, questo l'ho preso su ASOS. E l'ho preso un mesetto fa, quindi secondo me c'è ancora. In realtà ultimamente mi sono straflippata con i body. Ne ho comprati un sacco. E tutti su ASOS, so. Anche quello nero in velluto, quello rosso in velluto sono di ASOS. E poi ne ho presi altri, uno verde, un altro arancio. Ma non credo di averli ancora indossati. Sì, forse quello verde sì, ma quello arancio no. Ragazzi, dopo questo boccone direi che sono strapiena, almeno per quanto riguarda il salato, perché ovviamente hashtag sempre spazio per il dolce. Ovviamente mangeremo anche il dolce. Ed eccolo, il dolcetto che ho preso è, è questa piramide al cioccolato con gocce di, credo sia, o latte condensato. Adesso ve lo faccio vedere, lo metto sul piatto se ce la faccio. Ovviamente lo rovino tutto, ma dettagli. È questo. E, mi sa che dentro c'è tipo la crema con il biscotto. Perché non è mai a fuoco? Dai, su. Dai, su, ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. No, eh. Ok, non la mette a fuoco. Comunque questa piramide di cioccolato con, appunto, o latte condensato o comunque una crema. Ovviamente prima vado a ripulire questo, perché chi è che butterebbe mai via questa bontà? Hm? Io sicuramente no. Vi giuro, anche se sono strasazia, non posso saltare il dolce, anche se magari è una caramella o, che ne so, un frutto, tipo una fragola, ok, una ciliegia di numero una, ma non posso mai 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 saltare il dolce, è più, cioè è più forte di me, non ce la faccio. Allora assaggiamo, in realtà l'ho già assaggiata questa piramide di cioccolato. Oh mio Dio, è buonissima. Credo ci sia tipo cookies all'interno. In realtà è più una ganache al cioccolato, tipo mousse al cioccolato. Adoro. Prima guardavo un video ASMR, c'era questa ragazza che masticava così e mi chiedo, ma vi dà fastidio in un video ASMR o piace? Che a me non dispiace in realtà quando guardo gli ASMR, però forse alcuni sì, però allora non guardano gli ASMR eating. Non lo so, scrivetemi. Perché voglio assolutamente fare anch'io un ASMR solo con cibo. In realtà sto cercando un sito che venda tipo oggetti commestibili.
Volevo fare un ASMR con oggetti commestibili. Se conoscete un sito, una, non lo so, un posto dove posso ordinare online oggetti che però sono commestibili, fatemi sapere, vi prego, perché sto cercando e non sto trovando nulla. Classico commento, non so se riuscite a vedere i commenti che vi dicevo che da stories mi arrivano sul canale, sono questi, ok? Tipo, ti amo, notare, Riccardo, grazie, notare Alessandro sotto, ti amo. Questi sono i commenti che mi arrivano dalle stories. Quelli belli, in realtà, poi ci sono pure quelli brutti. Oppure questo, una story in cui dicevo che è uscito il nuovo video, quindi vi avvisavo che è uscito il nuovo video, di andarlo a vedere. Ah beh, davvero? 3 punti di domanda. È uscito il tuo video? Wow, che notizia! Da oggi il mondo è un posto migliore, guarda. Mr. Red, grazie, anche il tuo commento rende il mondo un posto migliore. Sono questi commenti che io do. Poi questo mi scrive, bella, amore, tirano, amore, qualsiasi cosa significhi. E, ve lo dico, mi arrivano questi commenti che penso che però voi non possiate vedere, vero? Cioè penso che i commenti delle storie su YouTube posso vederli soltanto io. Cioè tipo una granella. Oh, biscotto all'interno, che buonissimo. Mamma mia, ragazzi. Forse nocciola. Tipo la Nutella. Altri commenti che mi arrivano sulle story. Solo anche... Eh? Ma che è uscita la sosia di Valeria Marini? Oddio, sembra proprio lei quando era ragazza. Cuoricini, stelline. Oh mio Dio, ma questo è un complimento, grazie. Di solito quando mi dicono, oh mio Dio, sei la sosia di Valeria Marini, non è un complimento. Non volermene, Valeria, scusami, cioè, ma... è un dato di fatto. E poi, anche come parla assomiglia molto, solo che non pubblicizza lingerie intima. So che Valeria si occupa, lei fa pubblicità scarpe. Fa impazzire, io faccio pubblicità scarpe, vabbè. Un'altra cosa che ho sempre voluto chiedervela questa cosa, cioè di scrivermi nei commenti, ho sempre voluto chiedervi questa cosa, mi sa che l'ho fatto solo una volta, ma era una diretta su YouTube. Scrivetemi nei commenti la città in cui vi trovate in questo momento. Voglio sapere di dove siete, da dove vi scrivete. Secondo me è interessante vedere nei commenti tutti questi posti in giro sparsi per il mondo. Perché so che siete in tanti, anche italiani all'estero, che mi seguite. Mi avete detto che i consigli che vi ho dato su Amsterdam nell'ultimo video li avete apprezzati molto. E che mi ha fatto davvero piacere. Quindi, ovviamente, se avete altre domande, io poi le raggruppo, perché so che c'è molto turismo in questi mesi. Mi ricordo quando abitavo ad Amsterdam, c'era sempre un sacco di turismo, tipo a luglio, agosto, tantissimo. Forse più luglio. Ragazzi, spazzolato. Buonissimo, buonissimo. Ok, io direi che ho mangiato tutto quanto, non so quanto sia durato questo mukbang. Sorso di Coca-Cola. Fantastico, continuate a mandarmi le idee per il tatuaggio che voglio fare per i miei 10 anni su YouTube, perché sapete che voglio farlo decidere a voi. Quindi contattatemi su Instagram e mandatemi una foto, un'idea per il mio tatuaggio. L'importante è che siano cose piccoline, tatuaggi piccoli o comunque idee realizzabili in piccolo, perché non mi piacciono i tatuaggi grandi, quindi voglio avere solo tatuaggi micro, mini o comunque piccolini. Però mandatemi le vostre idee, l'importante è che abbia a che fare, cioè che sia un tatuaggio che mi identifichi e che identifichi anche il mio canale, quindi... proprio perché appunto è per i 10 anni su YouTube, che è una soglia, cioè, impensabile per me, è pazzesca, quindi voglio che sia speciale, voglio che abbia a che fare con il canale questo tattoo, quindi mandatemi altre idee. In realtà ne sto già raccogliendo tantissime, ma visto che abbiamo tempo ho deciso di non farlo per il che cosa sono questi rumori, ragazzi, di la mamma mia, cioè io quando sono sola in casa la notte... Questo miagolio singolo strano. Oddio mio, adesso Max va a vedere cosa succede. Max?
Ma io posso farmela sotto ad ogni rumore, non sono normale. Mi sono anche completamente dimenticata quello che vi stavo dicendo. Che me la faccio proprio sotto, cioè. Quando sono sola in casa, altra cosa che non riesco a fare è dormire al buio. Non ho mai dormito al buio, da sola. Devo avere sempre una luce accesa. Sempre, sempre, sempre. Il che mi rendo conto che è assurdo, ma è così, ragazzi. Cioè, io me la faccio sotto, sono una fifona. E poi c'è un rumore che magari è perfettamente spiegabile. Io, oddio! Poi oggi abbiamo guardato con Eric il film The Purge. Come in italiano è il... non mi ricordo, comunque The Purge 2 e quindi ho ancora più paura di restare sola in casa. Io dovrei smetterla di guardare questi film, io devo guardare cartoni animati perché poi mi faccio le paranoie e ho paura. Comunque sì, mi sono completamente dimenticata quello che vi stavo dicendo, quindi questo sarà quanto per questo video, spero vi sia piaciuto, spero vi piacciono questi mukbang perché mi piace tanto registrarli e quando ho fame e voglio comunque filmare sono perfetti, quindi spero vi piacciono. Che cosa che dovrei... Ah sì, stavo dicendo, continuate a mandarmi le idee per il nuovo tattoo, su Instagram mi trovate come chissamakeup01. Scrivetemi la città dove vi trovate in questo momento e scrivetemi quali video volete vedere prossimamente e cercherò di esaudire tutte le vostre richieste, tra l'altro... Volete che vi faccia anche la mia collezione completa Louis Vuitton? Perché secondo me c'è abbastanza materiale per fare una collezione completa, proprio come con Chanel e Dior, ma fatemi sapere. Comunque, questo è quanto mia family, spero vi sia piaciuto questo video, spero che l'inquadratura eccetera eccetera sia decente, anche se probabilmente non è così, ma so che voi mi volete bene lo stesso. Io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte 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 perché vi voglio bene e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!